Dopo questa notizia di mattina presto, il nostro vescovo, che è l'esarca, vive a Roma, presso la nostra chiesa cattedrale di Santi Sergio e Bacco, vicino a via Cavour, ha convocato una riunione di tutti i sacerdoti via Zoom e ci ha dato un po' delle indicazioni. Io direi alcune posso anche raccontare, molto importanti, cioè, che ci uniscono tutti insieme. Allora, la prima di stare con la gente, con i nostri fedeli. Sembra non molto importante, però nessuno, per nessun motivo, deve lasciare la comunità. Per esempio, se qualcuno ha pensato di andare per una settimana in Ucraina per qualsiasi cosa, no, assolutamente no. Tutti con i fedeli. Perché ci ha dato un esempio di questo il nostro patriarca, Svetoslav Shevchuk, che ha dovuto sospendere la sua visita a Firenze per questo convegno, proprio per questo motivo, per stare insieme col suo popolo. La prima. La seconda, di organizzare il momento di preghiera, parlo della Chiesa, organizzare un momento di preghiera per radunare sia i nostri fedeli ucraini, ma invitare anche i nostri amici per stare insieme. Ecco. La terza cosa è importante, che già sentiamo il bisogno concreto, oltre alla preghiera, di qualche aiuto. Subito viene, diciamo, chiarito un aiuto molto molto particolare, economico, finanziario. Perché è più facile, perché si può fare questi trasferimenti via banca, eccetera, perché da stamattina in Ucraina è stato proclamato lo stato di guerra, sicché le nostre frontiere saranno bloccate, chiuse, anche se organizziamo, non so, un furgone con la pasta, non la possiamo mandare perché sarà molto difficile. Invece il denaro trasferire in qualche struttura della Caritas, di qualche diocesi in Ucraina, questo sarà possibile, sicché questo è il terzo punto che ci raduna tutti insieme. E il quarto, magari se nella comunità si trova qualcuno che avrà bisogno di aiuto proprio specifico per la sua famiglia, dovremmo essere fra di noi in comunità, sostenerci. E tutto questo parte dalla Domenica 6.